Buonasera a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento dei dialoghi di Pandora Rivista. Vi ringraziamo tutti per esservi collegati, per l'attenzione e l'interesse con cui seguite i nostri appuntamenti. E questa sera discutiamo a partire da un libro di recentissima uscita per Editori La Terza, un libro di Gianfranco Viesti. Che vi mostro, centri e periferie Europa, Italia e Mezzogiorno dal XX al XXI secolo. È un libro molto importante, sia come densità di temi, come ricchezza teorica di tematiche presentate e anche come dimensioni. È un libro che è il risultato di un lavoro importante e di lungo periodo dell'autore, che è un esperto di queste tematiche, di Gianfranco Viesti, un libro che appunto parla di divari territoriali e di divari regionali. E appunto vedremo, penso, nel dibattito di questa sera, che è un dibattito che coinvolgerà diversi studiosi, e che appunto da prospettive diverse penso che riusciranno a mostrarci quanti sono, diciamo, le diverse tematiche e i diversi aspetti appunto coinvolti in questo libro. È un libro che sicuramente parla d'Italia, di questione meridionale, di divario nord-sud, ma assolutamente non solo. Inserisce questo anche in una dimensione europea e con una forte connessione alle dinamiche e alle trasformazioni globali. È un libro che ha una prospettiva storica, che ripercorre appunto l'evoluzione a livello italiano ed europeo di queste dinamiche, ma anche affronta anche la questione da un punto di vista teorico. Discutendo appunto la questione della convergenza e della divergenza con una prospettiva appunto propria che viene declinata nel libro. Dicevo, c'è una prospettiva storica di lungo periodo, ma c'è anche un focus specifico sul periodo più recente, sugli ultimi decenni, e c'è anche un ragionamento appunto su le politiche pubbliche che sono state adottate, che sono appunto uno dei focus specifici. Divari territoriali, appunto, dicevo, tra regioni, tra città e aree periferiche, aree rurali, aree interne, e quindi appunto una prospettiva davvero ricca e a tutto tondo rispetto al problema dei divari territoriali. Ma appunto questi sono solo alcuni aspetti, appunto davvero ci sono elementi molto, molto ricchi e molto diversi nel libro, come penso la discussione che avremo oggi in un qualche modo ci mostrerà. Ecco, presento appunto brevemente gli ospiti molto autorevoli che abbiamo questa sera. Con cui discuteremo del libro, a partire ovviamente dall'autore Gianfranco Viesti, professore ordinario di economia applicata all'Università di Bari, e appunto gli altri ospiti sono Michele Salvati, studioso a tutti noto, autorevolissimo, professore emerito di economia politica all'Università degli Studi di Milano. Emanuele Felice, professore ordinario di politica economica all'Università di Chieti Pescara, Arianna Giovannini, professoressa associata di local politics all'Università di Leicester, e Enrica Morlicchio, professore ordinario di sociologia dei processi economici e del lavoro all'Università Federico II di Napoli. Questo incontro è organizzato appunto in collaborazione con la rivista Il Mulino. Siamo molto lieti di questo. È il terzo incontro che organizziamo insieme. Abbiamo prima presentato una sezione, una porzione del numero
dell'ultimo numero dell'anno scorso della rivista, la porzione appunto dedicata agli Stati Uniti. Poi di recente abbiamo anche presentato il libro di Aloisi e De Stefano, Il tuo capo è un algoritmo, quindi abbiamo parlato di mondo del lavoro, dinamiche del mondo del lavoro e digitalizzazione. Appunto, ci fa molto piacere. Io sono molto grato al direttore Mario Ricciardi che è qui con noi questa sera e gli lascerò subito la parola. Ricordo anche che l'incontro è organizzato anche in collaborazione con Refestival, che è un festival che si svolge solitamente in questo periodo a Bologna, solitamente in presenza, un festival molto ricco con tante iniziative, e quest'anno ovviamente per la situazione appunto si svolgerà online nelle prossimi giorni, nelle prossime settimane, con un programma molto molto ricco, e appunto abbiamo qui Massimiliano d'Este che poi ci dirà qualcosa su questo. Detto questo, io non prendo altro tempo e lascio immediatamente la parola a Mario Ricciardi per un intervento introduttivo. Grazie. Due minuti, innanzitutto per ringraziare Pandora, gli amici della redazione di Pandora che ci hanno, diciamo, aiutato nell'organizzazione di questo incontro, di altri che abbiamo fatto, come diceva Giacomo, e spero di molti in futuro, perché è una partnership che sta funzionando molto bene. Mi limito semplicemente a dire, da non esperto, perché gli esperti li ascolterete tra un attimo, che questo è un libro che innanzitutto di grandissimo interesse, ma appunto questo ce lo diranno tra poco i discussant, ma anche un libro che si legge in maniera molto, molto gradevole, nonostante il fatto che sia un libro pieno di dati, con un sacco di aspetti, se vogliamo, tecnici, però l'autore ha fatto un grosso sforzo per renderlo accessibile a tutti, ed è un libro che parla davvero di una delle questioni cruciali di questi anni. Ce ne siamo resi conto durante la pandemia, ma in realtà lo sapevamo già. L'Italia ha un problema storico di integrazione tra nord e sud, ma lo sviluppo economico negli ultimi anni ha, diciamo, prodotto una sviluppo, e ovviamente il mancato sviluppo di alcune aree, o comunque lo sviluppo meno intenso di alcune aree del paese, ci consegna ormai una mappa molto più complessa di quella che era legata alla tradizionale questione meridionale, dove appunto la distinzione tra centro e periferie e tra centri e periferie è diventata cruciale, e è particolarmente interessante, a mio avviso, del libro di Gianfranco Viesti, e su questo chiudo, il fatto che si dà, diciamo, si propone di questo tipo di problema una lettura che da un lato individua la profondità storica, insomma la storia d'Italia è una storia come, per riprendere il titolo di un bel libro di Michele Salvati, è una storia anche di una serie di occasioni mancate, di appuntamenti con la modernità che non sono stati mantenuti, o comunque sono stati inferiori rispetto alle aspettative di una parte della classe dirigente di questo paese, e anche con una considerazione delle dimensioni politiche di questi fenomeni, perché è chiaro che una lettura puramente economica è inadeguata se vogliamo davvero comprendere quello che è accaduto. Quindi libro molto bello, io sono molto felice di essere qui per ascoltare la presentazione, e non vedo l'ora appunto di ascoltare i discussant e l'autore, per cui mi fermo qui. Grazie. Grazie davvero a Mario Ricciardi che appunto ha sottolineato dei punti molto importanti relativi al libro di cui discutiamo oggi, e la parola adesso a Massimiliano d'Este.
Buonasera, sono Massimo Modeste, lavoro a Refestival da qualche anno ormai, è un esperimento che è iniziato nel 2017 con l'obiettivo di fare un festival costruito dal basso attraverso quelli che erano gli spazi fisici, ma anche in un certo senso i vuoti lasciati da una possibilità di fare cultura in maniera diversa all'interno degli spazi appunto dell'università. Volevamo portare il sapere universitario, così lo chiamavamo, fuori dalle mura, no? Quasi fosse una torre d'avorio, quindi con questa narrazione chiaramente corrispondente in un certo senso alla realtà, e che poi si è evoluta in tanti modi, anzitutto con le collaborazioni, tra cui sicuramente la più importante, quella che ha portato i migliori frutti, è senza dubbio quella con Pandora. Tolte ogni lusinga, è stato molto importante quello che siamo riusciti a fare nel 2018 e quello che saremmo riusciti a fare ancora di più l'anno scorso, e purtroppo il festival non si è tenuto come si sarebbe voluto dal vivo. Quest'anno ripartiamo dalla prossima settimana, da lunedì a domenica ci saranno le iniziative di questa quinta edizione del festival. Il tema è quello delle resistenze. Resistenze chiaramente declinate con i temi non solo la resistenza storica italiana, ma con i temi dell'attualità. Ricordo che il festival è nato nel 2017 come festival dell'antropologia, e proprio il tema centrale di quel festival fu quello delle periferie. Un tema che quindi ci tocca, e sono particolarmente felice di essere qui con voi oggi a parlare di questo tema, perché è qualcosa che mi ha sempre interessato e sono felice di sentire persone molto esperte e soprattutto che se ne sono occupate oggi in questo periodo che chiaramente le periferie in un certo senso si sono ingrandite, prendendo spazi che dal mio punto di vista prima non venivano considerate come tali. In ogni modo non vi rubo altro tempo, vi ricordo il nostro appuntamento, l'appuntamento con il festival da lunedì prossimo, e spero che ci seguiate. Grazie a tutti. Grazie mille Massimiliano e appunto vi invito anch'io appunto a seguire il ricco calendario del festival e a questo punto inizierei ad entrare nel vivo della nostra discussione e iniziamo direi nel modo migliore possibile appunto con una voce, un punto di vista estremamente autorevole come quello di Michele Salvati, che ringrazio molto per essere qui con noi questa sera, per aver accettato appunto di discutere con noi il libro di Gianfranco Viesti, e quindi gli lascerei senz'altro la parola per chiedergli appunto di svolgere le considerazioni appunto a cui l'ha portato la lettura del libro. Grazie. L'audio. Secondo soltanto che tolgo. Si sente? Adesso dovrebbe funzionare. Sì. Sì, funziona? Sì, funziona. Bene, sì, allora. Sono io che devo ringraziare dell'occasione che mi offre Pandora di parlare un libro importante che resterà a lungo come testo di riferimento. E a modo mio ne riassumo alcune delle tesi principali. E per stare nei tempi, visto che altrimenti non ci starei, dato l'interesse dell'argomento e la vastità del libro e dei temi trattati, mi sono fatto una scaletta, una piccola, che seguirei d'appresso in modo da rimanere nei 10 minuti che mi sono stati consegnati. Allora, partirei da due punti che sono, diciamo, impliciti o esplicitati anche nel libro, e sono due punti importanti. Un sistema di mercato, un capitalismo senza vincoli, pubblici, politici, pesanti, non garantisce il funzionamento della macchina della convergenza, come la chiama Gianfranco, cioè il catching up, il progresso di paesi o aree a minor reddito e produttività verso paesi e aree con reddito maggiore e maggiore produttività.
questo è un sistema lasciato libero di funzionare. L'intervento 2 è l'intervento di misure pubblico-politiche, sia a livello sovranazionale, sia a livello di singoli stati sovrani, fa molta fatica a eliminare le forze della divergenza e a produrre uno sviluppo territorialmente omogeneo, quando la fase internazionale del capitalismo asseconta le forze della divergenza. Ora, sulla base della migliore letteratura disponibile, nella parte iniziale e centrale del suo lavoro, Viesti fornisce una spiegazione ampia e comprensibile anche a non specialisti delle forze della convergenza-divergenza che sono in gioco, in particolare di come, nell'Unione Europea, siano prevalse nei 30-40 anni postbellici, sia a livello di Unione, sia nei singoli Stati, le forze della convergenza, e negli ultimi 40 anni quelle della divergenza. Insomma, due fasi del capitalismo, entrambe ad egemonia americana, ma con effetti profondamente diversi. Nella seconda, quella in cui ancora viviamo, in conseguenza della globalizzazione e della natura del progresso tecnico, sono prevalse forze che hanno assicurato un grande sviluppo economico e una straordinaria convergenza a livello globale, mondiale, ma anche potenti forze di divergenza all'interno di singoli paesi o aree del mondo. Anche all'interno di paesi e aree già ricchi, cioè in cui i precedenti processi di convergenza avevano prodotto una forte crescita relativa dei paesi più poveri, no? Questi processi si sono interrotti o invertiti. Su questa ampia parte del libro di Viesti io sono d'accordo, no? Direi circa la metà del volume del libro, e trovo molto importante che sia disponibile per i politici, i commentatori e i lettori non specialisti un'analisi così ben fatta e aggiornata soprattutto. Dopodiché, dopo un accenno nei primi capitoli, nel 2 e nel 3, c'è già un accenno al problema italiano. Nella seconda e terza parte del libro, dal 9° capitolo sino al 17°, si passa all'Italia e al Mezzogiorno e si spiega perché, passato il culmine della convergenza tra Nord e Sud verso la fine degli anni 70, siano prevalse le forze della divergenza. E questo nonostante i grandi sforzi di intervento pubblico che sono stati fatti per combatterlo. La tesi di Viesti è fondamentalmente che questi sforzi sono stati insufficienti quantitativamente e male indirizzati dal punto di vista qualitativo. E la documentazione che egli offre per questa tesi è la più ampia e precisa possibile per un testo divulgativo. Rielaboro e riassumo la tesi di Viesti a modo mio, ma credo che Gianfranco sarebbe d'accordo. In questo dopoguerra, per affrontare la questione meridionale, questione antichissima, di una lunga precedente, ovviamente, diciamo, la Seconda Guerra Mondiale, sono stati fatti due grandi tentativi, quello della Svimez negli anni 50-70 e quello della nuova programmazione alla fine degli anni 90. Il primo, nel contesto di una forte crescita e di risorse abbondanti, si basava su grandi interventi su grandi investimenti di infrastrutturazione e di trapianto industriale, soprattutto industrie siderurgiche e petrolchimiche, ma anche altre. L'idea era che, creando un'economia industriale, l'intendenza, cioè le istituzioni, gli atteggiamenti, la diffusione di una società adatta alla modernità, avrebbe fatto seguito. In un certo senso, in un linguaggio napoleonico, l'intendance suivrà. Prima ci deve essere lo sfondamento, ci deve essere l'armée, in termini di Napoleone. Nella nuova programmazione il ruolo tra l'armata e l'intendenza viene apparentemente rovesciato, anche perché i principali teorici della nuova programmazione erano stati colpiti molto dal successo di regioni in cui non c'era stato un grosso intervento industriale dall'alto, e ugualmente, o forse addirittura per questo, avevano avuto un buon successo, un ottimo successo economico, allora. Insomma, il motore, l'armée, doveva essere la società, e lo sviluppo economico sarebbe stato la conseguenza,
l'intendenza che segue. Entrambe le strategie vennero perseguite, e questo è un punto estremamente importante da sottolineare. Entrambe le strategie vennero perseguite da elite tecnico-politiche che erano le migliori disponibili per competenza, integrità personale e passione riformatrice, e anche di fondo, nell'ambizione finale di mutare la società del Mezzogiorno, non soltanto l'economia, no, va sottolineato. Ma soprattutto la seconda, la nuova programmazione, non ebbe successo. E Viesti analizza in modo spietato le ragioni dell'insuccesso. Il mutamento dell'equilibrio politico nazionale nella legislatura 2001-2006, poi la crisi finanziaria e del debito sovrano tra il 2008 e il 2013, poi le politiche di austerità, hanno impedito di dedicare sufficienti risorse al Mezzogiorno e favorito la loro frammentazione su progetti non strategici. La conclusione è che, anche quando la politica, poi la conclusione rispetto alle due temi che dicevo, anche quando la politica interviene per rimediare agli effetti di divergenza di una pura economia di mercato, questi interventi possono fallire o non hanno successo. La politica, lo Stato, non è un'autorità onnipotente e benefica, lungimirante, che hanno alle spalle, politica e mercato, un piano per alterare i comportamenti dei cittadini che rendono difficile lo sviluppo di un'area sottosviluppata. La politica democratica è animata da partiti che perseguono successo elettorale e propongono ai cittadini piani diversi, spesso contraddittori, miranti a strappare il loro consenso elettorale nel breve periodo. E la politica è composta, dal lato, diciamo, della domanda, da cittadini non informati, attenti soprattutto a vantaggi immediati, anche se hanno figli e nipoti, che saranno fortemente svantaggiati da questi atteggiamenti dei loro padri e dei partiti che li assecondano. Di qui la mia convinzione, che Gianfranco conosce benissimo, che un piano di rinascita del Mezzogiorno abbia anche bisogno, vi chiedo scusa, devo spegnere questo maledetto telefono. Sono il diavolo. L'ho butto via. Vi dicevo, la mia convinzione che un piano di rinascita del Mezzogiorno abbia anche bisogno di un piano di riforma della politica, che tenga sotto uno stretto controllo costituzionale le tendenze perverse della competizione dei partiti per il successo elettorale immediato, le tendenze perverse della democrazia, il cortoplacismo, come lo chiama Gianfranco con l'espressione latinoamericana, short termism nell'espressione inglese. Non è affatto detto che un disegno costituzionale adeguato ci riesca. I partiti potrebbero non volerlo, e anche se riuscissero ad attuarlo, i partiti potrebbero rifiutarsi di attenersi alle sue regole, che dovrebbero essere molto rigide. Quello che è certo, però, è che continuare a ripetere che le risorse destinate al Sud sono inadeguate, come sono, e mal gestite, come sono. Si fa certo opera meritoria e quando è così precisa e convincente come quella che fa Viesti, ma non si scalfisce quello che lo stesso Viesti, lo stesso Gianfranco, ha chiamato il teorema di impossibilità, che ora è ben fisso nella testa di una buona parte del mondo politico ed è facilmente, troppo facilmente trasmissibile all'opinione pubblica. Insomma, ci abbiamo provato, con molte risorse e in tutti i modi, con diverse strategie, e non c'è stato niente da fare. Lasciamoli andare. Diamo i soldi a chi li sa spendere in modo efficiente e produttivo e assistiamo il Mezzogiorno per puro dovere di solidarietà nazionale. È esattamente la tesi opposta a quello che Gianfranco sostiene e per quel che vale sostengo anch'io. Grazie. Grazie davvero a Michele Salvati che ha aperto appunto con questo intervento ricco di spunti la nostra discussione.
E io passerei ora alla Enrica Morlicchio, a cui chiederei anche in questo caso una riflessione generale, un commento generale sul libro, sul punto di vista appunto che l'autore mette in campo in esso. Ecco, e poi anche una riflessione sulle regioni che si trovano in una condizione appunto in quella trappola di sviluppo intermedio a cui si fa riferimento nel libro, sugli effetti sociali dei divari territoriali e anche sul ruolo delle politiche pubbliche per intervenire su questo insieme di problematiche. Grazie. Grazie, ringrazio anche io molto l'invito a discutere il libro di Viesti con una delle persone con le quali mi fa particolarmente piacere discutere. E, in parte l'ha già detto prima Michele Salvati, non deve trarre in inganno il tono, il procedere pacato dell'argomentazione di Gianfranco Viesti, perché questo invece è un libro di rottura, è un libro che entra con prepotenza nel dibattito e nelle intenzioni stesse dell'autore, non tanto nel dibattito accademico quanto nel dibattito politico. Secondo me è un libro che dovrebbe stare sulla scrivania di qualsiasi amministratore locale o dirigente politico che voglia effettivamente promuovere delle azioni di cambiamento in questo caso della società italiana, ma più in generale appunto delle regioni, appunto per rimanere al tema. Ed è anche un libro che è un buon esempio di democratizzazione del dato, perché Viesti propone una documentazione meticolosa e le sue tesi hanno una base empirica fortissima, ma in una maniera tale da rendola anche, secondo me, un libro che può essere discusso all'interno, per esempio, di associazioni del terzo settore, di sedi sindacali, cioè proprio da quella che noi poi, diciamo, generalmente definiamo la società civile. E quindi io mi auguro che questo avvenga. Io personalmente non solo lo sto consigliando molto ai colleghi, ma lo sto anche regalando, proprio perché ritengo che è un libro che deve essere discusso, un libro che va usato, che va letto, va commentato. E nel leggerlo mi veniva da pensare che Gianfranco Viesti è un po' un economista eretico. Perché? Almeno per tre ragioni. Innanzitutto per l'importanza che lui attribuisce allo spazio. C'è la tesi, una delle tesi centrali del suo libro è che è difficile capire il Mezzogiorno, l'Italia, guardando solo a ciò che accade nei loro confini. Ma questa attenzione allo spazio non avviene solo verso l'alto, no? Perché appunto ci sono tanti studi sulle catene globali del valore, sull'importanza dell'integrazione dei mercati europei, ma io credo che, diciamo, quello che è interessante ed è un aspetto particolarmente originale del suo libro, che lui guarda lo spazio anche verso il basso, cioè a livello regionale, poi scendendo le aree metropolitane fino anche ai centri urbani intermedi. Credo che questa attenzione in particolare poi gli derivi dal fatto che vive a Bari e attualmente insegna nell'Università di Bari. Il secondo motivo per cui io lo considero un economista eretico, spero di non usare in presenza di Michele Salvati una visione stereotipata degli economisti, ma c'è in questo libro un approccio storico comparativo che non è sempre facile trovare nei libri degli economisti, che tendono a guardare più al futuro che al passato, a elaborare teorie e modelli di validità universale e quindi a considerare meno la unicità dei percorsi seguiti dai vari paesi e gli effetti di path dependency. E invece Viesti mostra chiaramente l'importanza della conformazione storica dei rapporti tra centri e periferie. E infine un terzo elemento per cui io appunto mi fa pensare ad un economista eretico è la convinzione che lui esprime con forza che il mercato, l'iniziativa privata, lasciati a se stessi, non siano in grado di garantire sviluppo economico ed equità sociale tra persone e tra territori, no? Perché questi processi, lui lo dice
più volte non agiscono in un vuoto istituzionale, né possono essere ridotti alla mera reazione a contingenze negative, siano esse la pandemia, la crisi economico-finanziaria o qualsiasi altro cigno nero che vogliamo individuare. E invece, diciamo, i diversi andamenti regionali possono essere spiegati più efficacemente anche guardando al ruolo delle politiche pubbliche. E un ruolo che lui interpreta anche qui in senso molto sociologico, con un'attenzione molto forte a quelle che noi sociologi chiamiamo le condizioni non economiche dello sviluppo, no? A partire per esempio dall'istruzione, no? C'è nel suo libro addirittura un capitolo dedicato interamente a questo, e vi mostra chiaramente l'importanza in Germania, ad esempio, di una situazione di partenza di livelli di istruzione alti e omogenei tra i territori a confronto dell'Italia, dove il Mezzogiorno aveva già dall'Unità d'Italia livelli di alfabetizzazione, di analfabetismo particolarmente elevati, che poi sono rimasti alti anche durante il fascismo, si sono ridotti durante la fase della scolarizzazione di massa, e poi oggi c'è invece di nuovo un rischio molto forte di un abbassamento dei livelli di istruzione, già preoccupanti, perché come mostra in una tabella Viesti, nel Mezzogiorno un terzo dei giovani adulti, cioè di 30-34 anni, non ha conseguito un diploma superiore, e oggi con l'incremento della dispersione scolastica, che subirà probabilmente un'accelerazione anche a seguito della pandemia e della didattica a distanza, questo problema sarà un problema molto forte e rilevante nel nostro futuro più immediato. Vedo che non ho molto tempo a disposizione ancora, quindi passo subito al secondo punto. L'idea della divergenza tra le regioni, questa è la seconda forte tesi del libro, cioè il fatto che l'idea che tutte le regioni prima o poi siano destinate a svilupparsi è per Viesti un comodo assioma, e lui dimostra come ci sono appunto regioni più dinamiche storicamente, altre che invece sono regioni emergenti, e poi altre ancora che lui definisce in stallo, no? Perché sono in qualche modo prigioniere di quella che chiama la trappola dello sviluppo intermedio, cioè una incapacità sia di offrire di essere più competitivi in termini appunto di localizzazione delle produzioni, e io qui aggiungerei anche a volte in alcune aree come del Mezzogiorno, per esempio anche per effetto della mediazione politica, del peso della mediazione politica, dell'intermediazione politica e della criminalità organizzata, no? Perché se io per insediare una nuova attività produttiva devo pagare delle tangenti di una certa entità, e ovviamente in qualche modo questo agisce come un fattore di scoraggiamento dell'iniziativa privata. E un altro motivo appunto per cui agisce la trappola dello sviluppo intermedio è il fatto che alcune regioni sono state incapaci di sostituire vecchie produzioni manifatturiere con nuove attività produttive di servizio, quindi sono state scarsamente innovative sotto questo profilo. E io aggiungerei, anche se questo è un aspetto, qui c'è un piccolo elemento di critica, che forse Viesti non ha sviluppato abbastanza, sono state scarsamente innovative anche sul piano della ricalibratura dei sistemi di welfare, della capacità per esempio di pensare a forme di flex security e quindi di ridisegnare il sistema di protezione sociale sulla base dei cambiamenti occupazionali. Allora, in questa situazione quindi difficoltà di divergenza, cioè di convergenza problematica, ecco, di difficoltà delle regioni di seguire appunto tutti gli andamenti virtuosi in direzione di uno sviluppo, e con questo vado a concludere, rimane un punto critico, secondo me importante, che se ho inteso bene quello che aveva detto prima Michele Salvati, forse le mie considerazioni sono in qualche modo complementari alle sue.
E che un po' segnano anche forse una peculiarità del caso italiano. Cioè, in Italia non solo noi abbiamo appunto una forte divergenza tra regioni del Mezzogiorno e regioni del Centro-Nord, ma quello che è più grave è che nelle regioni dove si registrano minori tassi di sviluppo, cioè le regioni del Mezzogiorno, ci sono anche livelli di diseguaglianza più elevati. E questo secondo me è un dato molto importante, perché se questa tendenza dovesse proseguire o risultare rafforzata addirittura dalla pandemia o da un'applicazione diciamo critica del piano del PNRR, c'è il rischio di incalanare le regioni del Mezzogiorno in una spirale negativa da cui saranno sempre più in difficoltà, da cui faranno sempre più fatica ad uscire. Sia una spirale negativa sia sul piano economico che sul piano sociale. Io in questo intravedo il rischio che nel Mezzogiorno si possano determinare degli effetti di concentrazione simili a quelli, per esempio, studiati dal sociologo americano Wilson nei ghetti neri americani, per cui diciamo effetti di desertificazione economica e sociale di lungo periodo possono alla fine produrre effetti negativi anche sul piano degli atteggiamenti e dei comportamenti, almeno di alcuni settori della popolazione. Wilson diceva: tutti coloro che hanno potuto abbandonare la nave del ghetto che affonda l'hanno fatto, e questo ovviamente ha determinato una scrimenatura della struttura sociale del ghetto, no? Che è imploso come una specie di soufflé che si approccia su se stesso. E il rischio che io intravedo è che possa succedere lo stesso anche nel Mezzogiorno. E anche vi si accennava appunto agli effetti anche in qualche modo delle migrazioni, no? che comportano anche una scrematura della struttura sociale, perché partono non solo i giovani più qualificati, ma a volte anche i giovani a basso livello di qualificazione, ma con maggiori risorse personali di intraprendenza, oppure che sono meno più capaci di sottrarsi, no? all'influenza di culture diciamo devianti proprio magari delle famiglie di origine. E quindi la preoccupazione con cui io chiudo è che qui c'è un altro piccolo elemento di dissenso con Gianfranco Viesti. Più volte nel libro dice: intervenire sui territori più deboli significa anche intervenire sulle persone più deboli, e io intravedo invece anche il rischio che intervenire nei territori più deboli potrebbe non riuscire a raggiungere tutti i residenti all'interno di questi territori più deboli, no? Cioè, sia per gli elevati per l'elevata tassi di diseguaglianza interna a questi territori a quali accennavo prima, sia perché c'è il rischio che noi lasceremo indietro una parte della popolazione che, seppure dovessero crearsi per una congiuntura favorevole, grazie a politiche pubbliche efficaci, dovessero crearsi delle occasioni lavorative, per esempio, non sarebbero più in grado di cogliere, perché ormai diciamo intrappolati in percorsi di deprofessionalizzazione e di esclusione dalla cittadinanza. La rivolta dei territori che non contano, alla quale fa riferimento anche Gianfranco, si esprime anche per esempio attraverso la rinuncia ad esercitare il diritto di voto. Ci sono tassi di non voto oggi nel Mezzogiorno, soprattutto in alcuni quartieri delle grandi città, che sono davvero preoccupanti e sui quali noi dovremmo forse riflettere maggiormente. Grazie a Enrica Morlicchio per questo intervento, che ci ha consentito di proseguire la discussione aggiungendo altri elementi e inserendo anche degli spunti di discussione in cui alla fine eventualmente poi l'autore potrà tornare. E io adesso passerei ad Arianna Giovannini, chiedendole anche, da partire dal suo punto di vista, dal suo sguardo da fuori, insomma, a partire appunto da
una prospettiva sulla situazione anche del Regno Unito, che quindi ci consente di tracciare anche un parallelismo, una comparazione appunto su, rispetto ai temi trattati nel libro. Ricordo anche un report sulle questioni delle diseguaglianze del Regno Unito, di cui appunto Arianna Giovannini si è occupata l'anno scorso, e quindi appunto le chiederei un parallelismo su questo, appunto in relazione alla situazione degli Stati Uniti, anche una riflessione sulla questione delle diseguaglianze regionali alla distribuzione e del potere, oltre che ovviamente una riflessione a partire dai temi trattati nel libro, se ritiene. Grazie. Grazie mille Giacomo e grazie agli organizzatori per l'invito. Mi concentrerò precisamente sui punti che hai sottolineato tu e parto dicendo così, con un piccolo aneddoto. Io e Gianfranco non ci siamo ancora mai conosciuti di persona, però ormai sono un po' di anni che intratteniamo un colloquio via email in cui discutiamo di questi temi. Per cui ecco sì, io mentre leggevo questo libro di Gianfranco, e sono d'accordo con tutti gli altri relatori che hanno sottolineato l'importanza di questo contributo, che è veramente di altissimo livello, quindi leggendo questo libro un po' non ho potuto fare a meno così ricordare le nostre discussioni e cercare di riflettere un po' su quello che sta succedendo anche qui nel paese in cui mi trovo al momento. Quindi cercherò di tracciare qualche parallelo, qualche riflessione tra i temi che vengono discussi nel libro e quanto la questione delle disparità qui in Inghilterra. E il secondo punto che vorrei coprire un po' è quello di collegare questa discussione anche al tema del regionalismo in Italia, quindi della dimensione diciamo istituzionale che fa un po' da frame a tutto questo dibattito. Ovviamente la questione, quando si parla di disparità regionali, io immagino guardando l'Inghilterra da fuori, spesso si tende ad associarla a Londra, e quindi la grande capitale, l'immagine di sviluppo economico proprio a livello globale. Eppure, come ci ricorda anche Gianfranco nel suo libro, le regioni capitali come Londra sono un po' un mondo a sé stante, e così è infatti nel caso del Regno Unito. Come dimostrato da una ricerca che ho condotto nel 2019, quando dirigevo l'Istituto di Public Policy Research a Manchester, in realtà l'Inghilterra non è Londra, e l'Inghilterra continua ad essere uno dei paesi occidentali con i più alti livelli di diseguaglianze regionali. L'ovvio diciamo, punto di comparazione qui con l'Italia è che ovviamente la linea di demarcazione di queste diseguaglianze è sicuramente quella tra il nord e il sud, ma in chiave opposta a quanto avviene in Italia, perché è il nord dell'Inghilterra che a rispetto del suo passato di centro e come fulcro della rivoluzione industriale è ora relegato ad un ruolo di periferia in cui le disuguaglianze economiche sono estremamente accentuate. E quindi dal punto di vista storico l'Italia e l'Inghilterra partono da un punto di vista diverso, nord e sud contrapposti in maniera diversa, un nord che era centro ed ora è diventato periferia. Però le caratteristiche con cui le disparità regionali si sono sviluppate negli ultimi anni sono comunque molto simili. I divari più fondamentali sono quelli che riguardano la sanità, per esempio, con grandi impatti sulla qualità e la durata della vita. Ci sono città nel nord dell'Inghilterra come Manchester o Blackpool o Hull che hanno tassi di mortalità più alti della Turchia. Le opportunità di lavoro sono molto più alte a Londra e nel sud-est che nel resto dell'Inghilterra. Il divario di produttività è più ampio che in qualunque altro paese con caratteristiche comparabile all'Inghilterra. In alcune parti di Londra sono tra le zone più produttive del mondo, mentre alcune zone del nord sono meno produttive di paesi come l'Ungheria, ad esempio. E potrei continuare con la lista. Le tematiche sono quelle che affronta Gianfranco nel libro. Ci sono problemi a livello di istruzione, a livello di rendimento, a livello di trasporti, infrastrutture.
Quindi, diciamo, nella sua analisi ci sono molti parallelismi, e nella sua analisi Gianfranco ci ricorda che centri e periferie sono sempre esistiti e continueranno ad esistere. E però resta fondamentale evitare fenomeni di eccessiva polarizzazione, in cui il centro si sviluppa a danno delle periferie, creando una spirale negativa che poi diventa difficile da interrompere. Questo succede in Italia, come succede in Inghilterra, e sta avvenendo in Inghilterra, con conseguenze disastrose non solo sulle comunità e sulle economie locali e nazionali, ma anche con chiari risvolti politici. E Mario ha un po' fatto riferimento a queste cose anche in apertura. Nel libro Gianfranco ricorda il lavoro di Andrés Rodríguez Posa, la London School of Economics, che ha chiamato questo processo la vendetta dei territori che non contano. E questo è un fenomeno che in Inghilterra sta avendo risvolti politici molto molto importanti. La Brexit è stato uno dei risultati principali di questi processi, ma anche un più lungo processo di polarizzazione del comportamento politico. Abbiamo visto nelle elezioni che si sono tenute qui solo qualche giorno fa, la settimana scorsa, e quindi ci sono diversi campanelli d'allarme. Se guardiamo al caso inglese, quando le dinamiche tra centro e periferie sono così polarizzate da relegare le periferie ad uno status di periferia quasi immobile, ecco, poi i risvolti politici possono essere molto importanti e non vanno assolutamente sottolineati. Nella nostra ricerca sul caso inglese e le disparità regionali nel caso inglese abbiamo messo in luce appunto come emerge anche dal libro di Gianfranco, che quelle teorie del libero mercato e della convergenza quasi automatica tra regioni erano già in crisi da tanto tempo, e sicuramente sono state messe ulteriormente in crisi dalla crisi pandemica al momento. Il nostro studio però identificava anche il problema dell'eccessiva centralizzazione del potere che caratterizza l'Inghilterra come una delle cause principali delle diseguaglianze regionali. Ed è qui che l'Inghilterra e l'Italia sono molto molto diverse sicuramente. In Inghilterra non esiste un sistema regionale, non esiste la devoluzione politica che invece esiste in Scozia, Galles e Irlanda del Nord. C'è solo un sistema di devolution a base contrattuale e diretta comunque dal centro, molto top down, e comunque solo in alcune regioni, per 10 per essere preciso, in 10 città regioni e quindi è un sistema di devolution quasi che esclude la maggior parte delle località in Inghilterra. E in aggiunta c'è anche un sistema in cui il governo locale è profondamente senza poteri e senza risorse. Quindi queste dinamiche sono sicuramente diverse da quello italiano. Quello inglese è un sistema in cui tutto il potere è concentrato nelle mani di una classe dirigente collocata fermamente a Londra, al centro, e questo pone ostacoli non indifferenti e coadiuva un processo di allargamento e delle disparità regionali e della crescita. In Italia la situazione diversa, e questo mi porta a riflettere sulla questione del regionalismo che Gianfranco tocca verso la fine del libro e anche in molte altre delle sue pubblicazioni. Il regionalismo in Italia ovviamente passa poteri importanti a livello subnazionale, ma resta comunque imperfetto, incompiuto e asimmetrico. Abbiamo le regioni a statuto speciale, e Gianfranco identifica molto bene nel libro quali sono le problematiche in questo rispetto quando guardiamo le differenze regionali. Abbiamo regioni a statuto ordinario che erano state create per produrre un percorsi delle performance che si sarebbero allineate col tempo, ma questo ovviamente non è mai successo. Negli ultimi anni abbiamo visto tentativi di aumento del grado di autonomia per alcune regioni a statuto ordinario, che però sta creando un tipo di regionalismo ancor più asimmetrico, che enfatizza ancor di più le diseguaglianze tra regioni e che pone il rischio di creare vincitori e perdenti regionalismo. E quindi in questo senso il caso inglese ci ricorda che questo tipo di dinamiche possono avere importanti ripercussioni politiche. E in conclusione del libro, quando Gianfranco sottolinea giustamente
il rischio che nel caso italiano viene posto dalle dinamiche di sovranismo regionale che sono emerse negli ultimi anni. Ecco, qui io vedo dei parallelismi con l'Inghilterra, perché proprio c'è, diciamo, nella sua manifestazione politica questo tipo di dinamiche possono essere molto problematiche sicuramente. Cosa bisogna fare? Questo è un po' il punto in cui forse è necessario riflettere. Gianfranco fa richiamo a quello che lui chiama la necessità di sviluppare un regionalismo temperato, quindi con un chiaro riparto delle competenze, e questo senz'altro è un punto fondamentale, però forse è necessario anche se si vuole affrontare la questione delle disparità regionali da un punto di vista istituzionale, forse è giunto il momento non solo di continuare a tentare di cambiare il regionalismo italiano a spizzichi e bocconi, ma forse è giunto anche il momento c'è la necessità di riformare il centro stesso e non solo le sue relazioni con le regioni e le regioni stesse. E quindi c'è una necessità di sviluppare un modello di regionalismo che mantenga un grado di asimmetria senza però compromettere la solidarietà nazionale. E a mio avviso questa è una delle grandi sfide che ci troviamo davanti al momento. Grazie ad Arianna Giovannini per questo sguardo comparativo che ci ha permesso appunto di illuminare appunto degli altri aspetti che penso possano essere molto utili alla nostra discussione. E io interpellerei ora Emanuele Felice, che come studioso si è occupato di diversi dei temi che vengono affrontati nel libro di Viesti, varie opere, ricordo solo appunto due, Scesa e declino Perché il Sud è rimasto indietro. Quindi io vorrei appunto chiedergli una riflessione sull'importanza, sul significato appunto di questo libro per gli studi dello sviluppo regionale, e poi appunto una riflessione appunto sul caso italiano e in esso sulla questione appunto del Sud, e poi se vuole appunto svolgere altre considerazioni a partire appunto dai temi trattati dal libro. Grazie. Grazie Giacomo, grazie a voi tutti e grazie a Gianfranco soprattutto per questo libro. E intanto, insomma, qual è in sé il valore e il contributo di questo libro? Questo è il primo libro di lungo periodo ed approfondito che pone il caso italiano in prospettiva europea, cioè i divari regionali italiani nel contesto europeo. E sul piano storico, questo è anche possibile perché la ricerca degli storici dell'economia è riuscita a costruire, diciamo, delle stime del reddito regionale coerenti per i principali paesi dell'Europa, coerenti con quelle dell'Italia, e quindi ora è possibile guardare il nostro caso in un quadro europeo. E quello che viene fuori da questo punto di vista è che nessun grande paese dell'Occidente ha qualcosa di paragonabile alla questione meridionale. Esistono altri divari regionali, qui sono stati richiamati quelli inglesi, che peraltro hanno avuto un impatto politico molto forte con la Brexit, però in questo diciamo che l'Italia rappresenta il caso di paese avanzato con la più persistente frattura, come ha richiamato anche Salvati nel suo intervento, le abbiamo provate tutte, e anche se le mie conclusioni saranno diverse dalle sue, però questo è vero, quindi è una frattura storica di lungo periodo che emerge anche appunto da un confronto europeo. Da questo confronto europeo Viesti però ricava anche altre indicazioni interessanti, cioè lui nota che in effetti la convergenza delle regioni più deboli verso quelle più forti non è affatto scontata e ha bisogno di politiche pubbliche.
di un intervento, una policy, un pensiero di sviluppo. Questo pensiero di sviluppo c'è stato per una parte significativa del secolo scorso, del XX secolo, non solo in Italia. In Italia è stato importante, come sapete, con la Cassa per il Mezzogiorno, che ha avuto un periodo iniziale di discreta riuscita e poi un declino, ma c'è stato in Europa, in diversi paesi europei, ed è declinato poi non solo in Italia, perché è cambiato il paradigma di riferimento fondamentalmente, e si è pensato un po' ovunque che le politiche pubbliche andassero limitate, e poi nel caso europeo sono state devolute all'Europa, comunque, quindi gli stati hanno passato le politiche pubbliche all'Europa, le quali peraltro, anche limitate e fatte in maniera diversa, hanno avuto successo in diverse aree, ma non in Italia. E questo è un altro punto comparativo che è interessante da portare all'analisi. E giustamente vi estendiamo nota che dal punto di vista delle politiche pubbliche l'Italia è stato il paese che negli ultimi decenni in particolare ha avuto la performance più modesta per quel che riguarda le sue aree più deboli. E attenzione, perché appunto questa performance, i divari geografici hanno anche un impatto politico molto forte. Questo l'abbiamo visto nella Brexit, l'abbiamo visto nel consenso di Trump, nella vittoria di Trump. Trump ha perso, quando ha vinto la prima volta, 3 milioni di voti in meno della Clinton, però ha vinto perché ha vinto in degli stati piccoli, interni, trascurati, che avevano un peso maggiore e il rapporto agli abitanti per come sono fatti gli Stati Uniti. Quindi è un tema in sé che va affrontato, che la politica va affrontata, deve affrontare. E Viesti dedica poi una parte significativa del libro al che fare. Dice: ne abbiamo provate tutte, mi sono salvate, ha già ripercorso lunghe 2 stagioni principali, però Viesti, e io sono d'accordo con lui, sostiene che invece spetta alla politica, innanzitutto alla politica nazionale, oltre che a quella europea, l'Europa anche sembra consapevole adesso di questo, colmare i divari regionali. Anche perché, come avevo accennato, questi divari hanno ripercussioni politiche forti, ovviamente, in un sistema democratico in cui i luoghi che non contano votano quanto quelli che contano. E Viesti indica in particolare l'infrastrutturazione e le politiche industriali per le imprese, per promuovere l'evoluzione delle imprese verso i settori maggiormente avanzati, verso una dimensione maggiore, moderna, contro il femminismo, e il potenziamento dell'istruzione e ricerca. E tutti questi sono aspetti importanti che io condivido, ma io sono ancora più ambizioso rispetto, diciamo, che la posizione di Salvati è quella del maggiore scetticismo, quella di Viesti è quella dell'interventismo, io sono sulla posizione di Viesti, ma ancora più ambizioso. E noto che però manca un aspetto, su cui infatti interrogo l'autore, non è che manca, è molto trascurato. Di tutto il libro dedica 2 pagine al tema della criminalità organizzata al sud, che peraltro non è un fattore esogeno, è un fattore anche endogeno, che è del tipo, cioè nel senso che è collegato al tipo di società che c'è e che frena lo sviluppo. Quindi le due cose vanno contrastate insieme: il cambiamento sociale del mezzogiorno e un altro aspetto che favorisce lo sviluppo, quindi il tema della criminalità organizzata, il tema delle riforme istituzionali, a partire dalla pubblica amministrazione fino ai poteri delle regioni del sud. Questi sono aspetti altrettanto centrali quanto quelli di intervento sulle infrastrutture, sulle politiche industriali e sull'istruzione e ricerca. Io penso che una strategia per il sud ambiziosa debba avere tutti questi aspetti. Penso anche che
al di là delle risorse, c'è una grande polemica su quante risorse vengono date al Mezzogiorno adesso con l'Europa, il recovery, però al di là delle risorse sono comunque consistenti, sono superiori alla quota degli abitanti, e però al di là delle risorse il tema vero è come queste azioni stanno insieme. Io vedo che l'Europa ha consapevolezza che tutto questo deve stare insieme, e la sfida vera è che vi sia consapevolezza oggi della politica italiana, innanzitutto nazionale, quella regionale un po' meno speranze, però che quella nazionale, anche al di là del cambiamento di governi che vi è stata, abbia consapevolezza di questo. E finisco con una suggestione molto bella che viene da una frase di Amin Maalouf, che è un grande romanziere arabo-francese del Libano, e vi si cita questa frase: e dalla scomparsa del passato ci si consola facilmente, e dalla scomparsa di futuro che non ci si riprende, quindi dalla mancanza di speranza su poter cambiare il proprio paese. Il paese la cui assenza mi rattrista e mi ossessiona non è quello che ho conosciuto in gioventù, è quello che ho sognato e che non ha mai potuto vedere la luce. E Viesti riferisce giustamente questa frase non al Mezzogiorno, ma all'Italia tutta, agli italiani. Perché se questo vale per il Mezzogiorno, se il Mezzogiorno è una palla perduta, sarà perduta anche l'Italia tutta. E io condivido molto. Grazie a Emanuele, felice per questa discussione e anche per la suggestione che ci viene da questa citazione finale e da incitamento per la riflessione, per l'azione. E adesso darei la parola all'autore, le sollecitazioni, gli stimoli sono stati tanti e quindi appunto gli darei senz'altro la parola per reagire, per riflettere appunto sui molti temi che sono stati sollevati. Grazie. Allora, a me innanzitutto sta a ringraziare Pandora, il Festival e la rivista Rubino per aver organizzato questa occasione, che spero chi ha assistito a questa discussione l'abbia trovata come me molto interessante, vista la qualità delle persone che sono intervenute. E dopo aver ringraziato, naturalmente non posso, come dire, ricominciare tutto il libro da capo, ma, come dire, cogliere semplicemente alcuni punti. Diciamo, il messaggio di fondo del libro è che questa questione va presa sul serio. Cioè la questione di come le condizioni dei luoghi influenzano le vite delle persone. Dobbiamo, come dire, smontare la costruzione delle immagini che ci siamo fatte su questi temi, aggiornarle molto, riportarle nel tempo presente e renderci conto che in Italia in modo particolare, ma in tutta Europa, la questione dei luoghi è una questione di assoluta importanza. Lo è in Italia per la tradizionale dimensione nord-sud, che naturalmente conserva tutta la sua importanza. Anzi, purtroppo dobbiamo notare che, diciamo, in questo secolo si sono spente quelle traiettorie di differenziazione virtuosa che esistevano in alcune parti del sud per motivi che provo ad argomentare nel libro. Ma ne sono sorte di nuove. Le differenziazioni che sono sorte all'interno del nord, le tendenze, diciamo, del vecchio nord-ovest, che sono così diverse dalla parte più forte del paese, che è quel triangolo che ha come vertici Milano, Bologna e Treviso, che guarda molto più a est che a ovest, e tutto quello che sta accadendo nelle regioni del centro dell'Italia. L'Umbria è stata di gran lunga la regione con i peggiori risultati nel XXI secolo e, come dire, non è che ci sia molto da festeggiare, ma per la prima volta una regione del sud ha un reddito pro capite più alto di una regione del centro. L'Abruzzo ha superato l'Umbria, perché l'Umbria è scivolata molto indietro, anche le Marche sono scivolate molto indietro. Insomma, sono questioni plurali, nessuno nega la rilevanza della grande questione del sud, naturalmente.
anche perché per alcune, proviamo a mostrare nel libro, per alcune dinamiche, per esempio per le dinamiche demografiche o per la qualità dei servizi disponibili per le persone, è un confine netto, diciamo, tra il sud e il centro nord. Però ci sono, come dire, tutta una serie di fratture, incluse le fratture tra l'urbano e lo rurale, tra l'urbano e le aree interne, che sono fratture, come dire, non solo di qualità della vita, ma anche di comportamento delle persone, anche di comportamento politico. Tutti noi notiamo come, come dire, le caratteristiche dei luoghi anche in Italia influenzino molto anche l'atteggiamento politico delle persone. Questo è molto netto anche in tutti gli altri paesi europei, dalla, come dire, dalla forza dell'estrema destra della Germania Est, alla rivolta della Francia rurale nei confronti di Parigi, agli eventi inglesi che ben conosciamo. E come dire, se leggiamo questi fenomeni, perché vanno presi sul serio? Non soltanto per la loro rilevanza, ma anche perché, come dire, nel mondo contemporaneo, in questa fase del capitalismo, come diceva Michele Salvati, si sono messi in moto dei meccanismi cumulativi. Le differenze tra i luoghi sempre sono esistite e sempre esisteranno. Quello che conta sono le tendenze. Quando vi sono delle tendenze così forti alla polarizzazione, come quelle che ci sono in Italia, ma in molti altri paesi europei, vanno prese fortemente sul serio. Questo tema va preso sul serio, diciamo, sotto il profilo della crescita economica. Noi viviamo in un paese che ha appena chiuso il suo peggiore ventennio, un ventennio senza crescita, senza capacità di creare lavoro, e che è chiamato, diciamo, in questo decennio che si apre a invertire fortemente la tendenza. E la tesi del libro, molto forte, non necessariamente condivisa, è che si potrà riuscire a fare questo semplicemente solo con il contributo di tutte le persone e quindi di tutti i luoghi. Non esistono paesi trainati da pochi luoghi più forti che, come dire, portano avanti tutto il resto. Un paese forte, nel libro si fa più volte riferimento al modello tedesco come paese forte, è un paese che riesce ad avere il contributo di tutti i suoi luoghi. Quindi, come dire, occuparsi dei luoghi, siano essi la Calabria o siano essi Genova, è un elemento molto importante della riflessione che dobbiamo fare. L'altro motivo è il motivo, come dire, di democrazia e di inclusione, no? Lo ricordava Enrica Morlicchio, e cioè la circostanza che la capacità della nostra società di essere coesa, di includere tutti i cittadini, e soprattutto i cittadini giovani, sin dalla nascita, è una dimensione, un obiettivo che ha molto a che fare con la dimensione dei luoghi. Quando, come dire, la possibilità di frequentare gli asili nido discrimina fra gli italiani sin dalla loro nascita, è spia di un problema di capacità di inclusione delle persone molto rilevante. A questo possono far fronte politiche nei confronti delle persone, ma devono far fronte anche politiche nei confronti dei luoghi. C'è certamente, come ricordava anche Emanuele Felice, un problema di legalità, un problema molto forte, che è un vincolo in particolare in alcune aree del Mezzogiorno estremamente pericoloso. Non è l'unico vincolo. Ci sono aree del sud che non soffrono particolarmente di problemi di diffusione di criminalità organizzata e che allo stesso tempo rimangono molto indietro. C'è un problema di internazionalizzazione, di esportazione della criminalità organizzata e di internazionalizzazione della criminalità organizzata, che la rende un fenomeno molto articolato. Prendere sul serio significa prenderlo sul serio sul fronte della politica. Qui Michele Salvati ci ha illustrato il suo punto di vista, diciamo, sulla difficoltà
ci mette in guardia sulla difficoltà degli assetti istituzionali del nostro paese a far fronte a questi temi, messa sull'avviso opportuna. Nessuno pensa che, diciamo, prendere sul serio il tema dei luoghi sia facile. E tuttavia anche l'intervento di Arianna Giovannini ci ha ricordato come, come dire, gli aspetti istituzionali, organizzativi della presenza pubblica siano molto importanti, ma non esista una soluzione magica, né il modello fortemente centralizzato né un modello fortemente decentrato sono di per sé in grado. Quindi, diciamo, con Michele si discute e si continua a discutere, nessuno nega l'importanza, come dire, degli assetti politico-istituzionali, a me sembra che essi di per sé non siano, come dire, una condizione che da sola favorisce in modo particolare, diciamo, i temi di cui ci stiamo occupando. Ci sono dei temi di politiche molto concrete. Diciamo, un aspetto che io ho provato a sottolineare è che certamente bisogna occuparsi, come dire, dell'efficacia di politiche che sono direttamente rivolte ai luoghi, e quindi quelle che noi tradizionalmente chiamiamo le politiche di coesione o le politiche di sviluppo territoriale. Ma sono altrettanto importanti, forse ancora di più per certi versi, alcune politiche generali, a cominciare dall'istruzione, o più che da ciò che, a cui normalmente si fa riferimento con il termine infrastrutture, io direi alla mobilità e alla circolazione delle persone e delle idee. Diciamo, il libro si chiude con due capitoli, uno sull'istruzione e uno sulla circolazione delle merci, delle persone e delle idee, indicando questi come temi fondamentali. E quale momento migliore di quello che stiamo vivendo per affrontare questi temi? Come dire, veniamo da un ventennio triste, siamo stati colpiti da un evento tragico. Questo evento, come ci ricordava Enrica, genera preoccupazioni molto sensate, ma al tempo stesso crea una finestra di opportunità. Una finestra di opportunità per ripensare in chiave lunga, perché il presente non lo capiamo se non capiamo da dove veniamo, e in chiave comparata, perché l'Italia non la capiamo se non guardiamo quantomeno a tutta l'Europa e a quello che sta succedendo. Come capire l'Italia del XXI secolo senza rendersi conto che il baricentro economico dell'Europa si è spostato molto a nord-est, è completamente cambiata. L'Europa di oggi a 27 non è che ne ha qualcuno in più, è una istituzione completamente diversa dalla vecchia Europa dei 15 che avevamo fino all'inizio del secolo. Insomma, un momento opportuno. Forse c'è un blocco. Sì. Non riusciamo più a sentire Viesti, è bloccato. Vediamo se riesce a ricollegarsi. Qualche secondo di attesa. Per vedere se il professor Viesti riesce a ricollegarsi. Adesso, appunto, probabilmente il professore si ricollegherà, probabilmente ha avuto qualche problema di connessione. Proviamo a verificare se proprio quanto avevamo tanto bisogno del suo ottimismo. Esatto.
Sì, attendiamo ancora qualche secondo, vediamo se appunto riesce a concludere la sua riflessione. Comunque, insomma, mi sembra che il dibattito che c'è stato sia stato molto, molto ricco, molto interessante, anche con sfumature diverse. E colgo l'occasione anche per ricordare che qualche giorno fa abbiamo, il giorno dell'uscita del libro in libreria, abbiamo avuto l'opportunità di cui siamo stati molto contenti, di pubblicare la prima parte dell'introduzione al libro sul nostro sito internet pandorarivista.it, quindi chi fosse interessato ad avere un, ovviamente oltre già alle molte cose che sono state dette questa sera, però ad avere appunto un'idea dell'incipit del libro che traccia appunto un quadro generale dell'opera, può andare sul nostro sito e leggere quello che appunto l'inizio dell'introduzione. E colgo appunto anche l'occasione nel frattempo per anticipare, l'avrei detto dopo, ma appunto vediamo se in attesa appunto che si ricolleghi Viesti, per ricordare appunto il prossimo appuntamento dei dialoghi di Pandora Rivista, che sarà martedì prossimo, in cui presenteremo il libro Democrazia economica dalla pandemia, un nuovo umanesimo di Laura Pennacchi. Sarà presente a discutere appunto con l'autrice Giuliano Amato, Giuseppe Provenzano, Anna Maria Simonazzi, Francesco Saraceno e Stefano Petrucciani. Gianfranco Viesti scrive che purtroppo è caduto il collegamento. Adesso verifichiamo se riesce a ricollegarsi, altrimenti direi che possiamo andare verso la un minuto, sì, forse appunto adesso riesce a ricollegarsi Viesti, così può concludere sul ragionamento la sua riflessione. E sì, ricordo tra l'altro che appunto sia di Viesti che di diversi degli autori che sono intervenuti stasera sono disponibili contributi appunto sia sul nostro sito internet pandorarivista.it, sia nei numeri della rivista. Tra l'altro ci sarà anche un'intervista a Emanuele Felice che uscirà nel nuovo numero che appunto uscirà a breve, che sarà inviato agli abbonati a breve. Oh, ecco, è arrivato di nuovo. Eccomi, scusate, mi sono mortificato, ma naturalmente il più bello mi è caduta la linea e quindi mi ho lasciato tutto appeso. Avevo praticamente concluso, quindi chiedo scusa a tutti per questo, avevo praticamente concluso dicendo quale momento migliore se non ora. A patto di fare, come dire, un bilancio severo ma completo del ventennio che ci siamo lasciati alle spalle e a patto di discutere seriamente di questi temi, come dire, questi anni venti che vengono sono una grandissima incognita e vedremo come saranno, ritroviamoci qui fra 10 anni e parliamone. È molto probabile che siano diversi rispetto ai venti che abbiamo appena lasciato, non è affatto detto che siano migliori, come dire, questo sta a noi e ciascuno fa il suo. Allora il contributo che ho pensato di offrire è quello di, come dire, un menù di temi che bisogna, come dire, mettere sul tavolo per ripensare seriamente a questo tema dei luoghi, che è il tema del Sud, ma non è soltanto il tema del Sud. È complesso, bisognerà verificare, come ci ricorda sempre Michele, che ce ne siano le condizioni politiche, perché è la politica che fa le politiche, naturalmente, però è indispensabile.
come dire, siamo a un momento cruciale dello sviluppo del nostro paese. E, quindi dire, ritrovare una strada di sviluppo non è facile, non è semplice. Come dire, invito sempre a diffidare di chi dice che le cose da fare sono molto semplici e basta farle, non è così. Il libro prova a fornire evidenza da questo punto di vista. D'altra parte, come dire, lo sviluppo complessivo dei paesi è sempre stato frutto di processi complessi, articolati, di costruzione di politiche, sapendo che possono fallire e che non sono assolutamente onnipotenti, ma come dire, vale la pena di provarci. Sono molto contento della discussione di stasera perché, come dire, il libro è stato preso sul serio e quindi i temi che esso affronta sono stati presi sul serio ed è, a mio avviso, il momento indispensabile in cui farlo. Bene, grazie davvero all'autore, a Gianfranco Viesti, e grazie a tutti gli altri relatori che sono intervenuti. Come ho detto, penso che sia stata una discussione molto ricca che testimonia appunto quanto questo libro sia fecondo e possa dare appunto tanti spunti di riflessione su questioni che sono fondamentali per capire l'attualità, il nostro presente e le trasformazioni in corso. Avendo già detto tutto nel momento precedente di interruzione del collegamento, io ringrazio anche il pubblico che ci ha seguito numeroso e molto interessato fino alla fine, anche con commenti, riflessioni e sollecitazioni, appunto, di cui che ci fanno molto piacere e che ringraziamo, e appunto, come dicevo, vi do appuntamento al prossimo incontro martedì prossimo con il libro di Laura Pennacchi alle 18 di martedì. Grazie a tutti e buona serata. Grazie mille, grazie. Arrivederci. Ciao, ciao.